Speciale Nessuno è perfetto con Armando De Vincentis. Può esistere una vera amicizia disinteressata tra un uomo ed una donna? L'argomento appare sempre controverso ed è elemento di dibattito non soltanto tra i gruppi di amici, ma anche tra sociologi e psicologi. Perché per molti l'amicizia tra uomo e una donna cela sempre una dinamica nascosta legata ad un interesse personale, poiché c'è sempre la possibilità di considerarsi eventuali partner erotici della persona dell'altro sesso. Per alcuni invece può esistere un'amicizia sincera, non basata sull'attrazione fisica, ma semplicemente sullo scambio emotivo e sulla complicità. A tal proposito, un vecchio sondaggio fatto in tutta Europa coinvolse una serie di ragazzi e di ragazze, migliaia di ragazzi e di ragazze, chiedendo come dovrebbe essere l'amico ideale. La cosa interessante che emerse è che al vertice di questo sondaggio compariva sempre l'aspetto fisico: forza, bellezza, altezza, anche se poi si dava un certo peso a delle qualità morali. Ma il fatto è che, dando importanza all'aspetto fisico, si evidenziava che, come diceva Alberoni, l'amicizia può essere una forma etica dell'amore, dal momento in cui si sceglie l'amico, il più delle volte basato sull'attrazione fisica. Almeno questi sono i dati che emergono da questo sondaggio. Ma oggi come stanno le cose? Sentiamo l'opinione di una sociologa che è la dottoressa Daniela Latanza. Secondo il filosofo tedesco Nietzsche, l'amicizia uomo-donna può esistere. Affinché questo avvenga però è necessario che vi sia una lieve antipatia fisica. Amicizia uomo-donna, tema estremamente dibattuto tra gruppi di amici, domanda che tutti quanti nell'arco della nostra vita ci siamo posti. Questo perché quando due attori sociali sono di sesso opposto, la borderline tra quello che può essere un interesse di natura fisica, di natura sessuale, e un semplice interesse di natura amichevole è effettivamente più sottile. Vediamo la differenza. Quali sono le differenze tra amicizia e amore? Etimologicamente la parola amicizia deriva dal latino amicus, che significa colui il quale ama l'altro, ed è la stessa radice della parola amore. Questo potrebbe quindi destare ulteriore confusione, però ci sono delle differenze sostanziali tra i due tipi di rapporti, tra i due sentimenti. In comune ce ne sono altrettanti altri, come per esempio la complicità, il sostegno, il bene. Un elemento invece che le differenze può essere rappresentato dalla costanza. Questo non significa che in un rapporto di amicizia non ci debba essere costanza, però sarà capitato a tutti noi, capita di perdersi di vista con un amico, con un'amica, di rincontrarlo e di avere lo stesso tipo di rapporto, di empatia, di bene che si era lasciato. Invece un rapporto di coppia, diciamo, presuppone una costanza, presuppone una vicinanza, una presenza, una progettualità, e questo la differenza, diciamo, in qualche modo dal rapporto di amicizia. L'altro aspetto che determina in assoluto la differenza tra amicizia e amore è l'interesse di natura sessuale e fisica. Io infatti ritengo che sia abbastanza più diffuso, più semplice quantomeno instaurare un rapporto di amicizia tra ex partner in quelle coppie in cui magari quello che è l'interesse di natura sessuale, di natura fisica è ormai assopito, e quindi potrebbe nascere una reale amicizia, un bene reale, un bene comunque sincero. Prima di illustrare quelle che sono le indagini statistiche che ho raccolto, io ho fatto un breve sondaggio tra le mie conoscenze facendo una domanda secca: tu credi nel rapporto di amicizia tra un uomo e una donna? Mi sono state date altrettante risposte secche: assolutamente no, assolutamente sì. Alcuni asseriscono che c'è sempre un interesse da parte di entrambi o comunque da parte di uno dei due, per altri invece il migliore amico e la migliore amica sono persone del sesso opposto. Un altro fattore determinante è il fattore generazionale. Infatti un tempo non era tanto semplice trovare un'amicizia sincera tra un uomo e una donna, per una questione anche proprio culturale. Adesso invece chiediamolo ai nostri figli, ai nostri adolescenti, figli di social con orientamenti sessuali tra l'altro più vari, è normale, cioè per loro è assodato, è scontato che esista l'amicizia tra un uomo e una donna. Quindi cosa dice la scienza? La scienza a questa domanda dà una risposta negativa. Cioè, attraverso una ricerca della Norwegian University, da questa ricerca emerge che l'amicizia uomo-donna non può esistere perché gli uomini sono maggiormente orientati per il sesso, per un interesse di natura sessuale. Quindi capita spesso che gli uomini tendano a fraintendere atteggiamenti di affetto, di bene da parte delle loro amiche come interesse di natura sessuale, quindi atteggiamenti equivoci. Un'altra ricerca dell'Università del Wisconsin afferma che
nei rapporti di amicizia tra un uomo e una donna c'è più interesse da parte dell'amico nei confronti della propria amica che viceversa. Questi naturalmente sono dati di ricerche statistiche. Io ritengo però che in questo tipo di rapporto ci sia fortemente determinato e fortemente determinante il fattore soggettivo, quello che è il proprio carattere, il proprio temperamento, quelli che sono i propri trascorsi, e lì dove c'è un'amicizia tra un uomo e una donna può essere davvero un rapporto bellissimo, un rapporto arricchente, un rapporto privo di competizione, privo di invidia e quindi un grande valore aggiunto alla propria vita, alle proprie esperienze. Speciale, nessuno è perfetto, con Armando De Vincentis.